Quindi, non è difficile cuocerlo bene. Fallo uscire. Servizio, prego. Grazie. Ecco a lei. Oh. Incredibile. Ben fatto, ragazze. Siamo stati grandi. Tutti. Noi e John. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi e ci siamo impegnati al massimo. È stata dura, ma molto emozionante. Wow, che serata! Voglio dirvi una cosa. Da quando faccio lo chef, e ormai sono tanti anni, non mi è mai capitato, mai e poi mai, un servizio assolutamente perfetto. Neanche stasera. Ci sono stati errori in entrambe le cucine. Ma, date le circostanze, le due squadre hanno lavorato molto bene. Grazie, chef. Dunque, ho letto i commenti e sarà su questi che mi baserò per prendere una decisione. Abbiamo chiesto ai clienti quanti di loro tornerebbero a Hell's Kitchen dopo l'esperienza di stasera. La cucina dei veterani ha ottenuto un gran punteggio. Il 95% dei vostri clienti ha detto che sarebbe felice di tornare. Anche i finalisti hanno avuto un buon riscontro. 93%. Oh, peccato. Cavoli. Credetemi, è fenomenale. 95 a 93. Bravi veterani. Bravi, bravi ragazzi. È stato un piacere. Bello. Buonanotte. Sul serio. C'era forse qualche dubbio che avremmo vinto noi? Complimenti, anche per una fortuna. Alla prossima. È stato un onore lavorare con i finalisti. Non siamo stati perfetti, ma comunque abbiamo vinto. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Per due punti. Bravi. Purtroppo la gara deve continuare. Scegliete due chef che secondo voi sono gli anelli deboli della catena. Credetemi, non sarà affatto piacevole. Sì, chef. Sì, chef. Andate di sopra. Complimenti. No, abbiamo perso per due punti. Abbiamo vinto noi. Dobbiamo fare due nomi. Non sarà facile, ma è anche vero che qualche elemento non merita di essere qui. Allora, ragazzi? Susan, io voto te. Finché lo chef ti è stato addosso, hai detto che per i capellini ti serviva un minuto. Ma appena si è girato, i minuti sono diventati tre. E ormai io avevo i pettini sul fuoco. John pensa che dovrei tornare a casa. È vero, ho sbagliato, ma è stato un piccolo errore e non ha rallentato la cucina. Merito di lasciare la gara? Certo che no. Io non mi arrendo. Cindy, nemmeno tu hai brillato. Non sono d'accordo. Non voglio essere antipatica, ma hai servito agnello crudo e questo è un grosso errore. Davvero? Ti attacchi a questo. Sto solo dicendo la mia. Sì, non è che voglia mandarti a casa. Cindy, dobbiamo evidenziare tutti gli errori. Ho il diritto di difendermi almeno un po', perciò non vi lamentate se mi metto sulla difensiva. Non ha senso. Cercano la via più veloce per sbarazzarsi di me. Janelle, in pratica è stata Susan a gestire i primi piatti, non tu. Cosa? Non diciamo stupidaggini, lei non ha gestito un bel niente. Mentre io preparavo due risotti da far uscire con le tartare, mi occupavo delle tartare con lei. E allora... Non c'è bisogno che ti arrabbi. Non mi arrabbio, io ero concentrata. E non urlare. È il mio tono di voce. È una cosa assolutamente ridicola. Non sono io lo chef più debole di questa edizione e non credo di dover tornare a casa. Ok. Non esiste, va bene? A essere onesto, vorrei che andassero via Janelle e Cindy, perché sono le mie avversarie più temibili. Avete deciso? Sì, chef. Janelle, dimmi il primo nome. Il primo nome è Susan. Susan? Sì, l'abbiamo scelta perché non è stata chiara sui tempi di cottura dei capellini. Aveva bisogno di più tempo, ma Susan ha fatto finta di niente. Ce l'ha detto solo quando lei, chef, si è allontanato. Ok, secondo nome? La seconda decisione è stata più difficile. Abbiamo scelto Cindy. Quindi i due anelli deboli sono Cindy e Susan. Siete tutti d'accordo? Cindy, secondo te chi sono i due chef più deboli della squadra? I più deboli sono Susan e Mary. Non parliamo di chi è migliorato, ma di chi sa essere un leader.
Susan, per te chi sono i due peggiori? È dura scegliere, ma dico Cindy e Mary. Perché Mary? Quando la pressione si fa più forte, lei non reagisce e a volte è fin troppo buona. Chef, io sono buona, ma a me piace dire le cose quando vanno dette e faccio quello che è necessario fare. Susan, Cindy, venite avanti. Susan, perché devi restare a Hell's Kitchen? La passione per questo lavoro mi scorre nelle vene. Vorrei tanto avere l'opportunità di lavorare per lei al Caesar's Palace. Ho la stoffa per diventare capo cuoco. Cindy, perché devi restare a Hell's Kitchen? Non posso togliere una giacca che mi sono appena guadagnata. Ha visto i miei lati deboli, ma non ho ancora avuto la chance di dimostrarle quanto valgo. Cosa hai in più di Susan? Sono uno chef più completo. Ho l'istinto, l'ambizione e le capacità. È molto dura. Dovrebbero già essere pronti. Non lo sono per niente. Susan! Sì, chef. È assurdo, mi stai facendo impazzire. Molto bene, Susan. Grazie, chef. Cindy, l'altro era crudo, ma questo galleggia nel sangue. È rivoltante. In forno. Due anatre. L'anatra è perfetta. Grazie. Non mi lasciate scelta. Ho deciso che... Susan e Cindy terranno le loro giacche. Davvero? Oh, grazie. Tornate in riga, tutte e due. Che paura. Meno male. E ora ascoltatemi tutti. Avete portato a termine il servizio eguagliando 5 veterani. Perciò per me siete stati dei campioni anche voi. Per questo nessuno lascerà la gara. Ma in futuro non avrò scelta se non continuare a eliminare finché resterà un solo chef. Le sfide saranno più ardue, i servizi più complicati. E la prossima volta, chi lo sa, potrei eliminare 1, 2 o 3 di voi. Aiuto. Sparite. Buonanotte. 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 Da questo momento sarò padrona del mio destino. Voglio vincere e so che posso riuscirci. Non lascerò che qualcuno mi metta i bastoni fra le ruote. D'ora in poi la faccenda si complica. Dovranno sfilare la giacca dal mio cadavere, perché non intendo cedere senza lottare. Gli altri credono che io sia debole, ma si sbagliano. Do il massimo ogni giorno, perciò attenti, non provate a sottovalutarmi. Nel prossimo episodio di Hell's Kitchen... Vuole lo chef migliore! Le tensioni aumenteranno. Ho un palato migliore del tuo, sono più veloce e ho più inventiva. Sì, e sei anche umile! E la lotta per la sopravvivenza... Tu devi svegliarti, ora! ...causerà errori imperdonabili. Non è possibile, è disgustoso! Perché li tratti così? Scoprite cosa spingerà... Aiuto! ...Chef Ramsay a fare questo. Lo chef sei no, tu? No, chef! E allora gestisci la cucina, forza! È fregata. Prova da non credere. Saranno tutti contro tutti. Vieni qui, aiutami! Che cosa devo sei fare? Sei una principiante! No! Datti una mossa e rimedia! In uno dei servizi più caotici di sempre. Cavolo! Non perdetevi il prossimo episodio... Sono di Hell's Kitchen.